Ben ritrovati con la nostra informazione. Si aggrava la siccità in Piemonte. Dopo un bimestre con un deficit di piogge superiore al 90%, anche gennaio si concluderà, come indicano le previsioni meteo, all'insegna dell'alta pressione Carlotta Rocci. che rischia di mettere in pericolo le risorse idriche della regione. Lo dimostrano i livelli dei fiumi e dei laghi in linea con le medie estive e non con quelle di fine gennaio. Il livello del lago Maggiore, ad esempio, è più basso di un metro rispetto alla portata classica del periodo. I corsi d'acqua più sofferenti in questo momento sono soprattutto quelli degli Appennini dove non neanche diciamo, le ultime nevicate che hanno riguardato il periodo di inizio gennaio hanno coinvolto. E questo fa sì che abbiamo delle portate sui corsi d'acqua che sono un terzo, un quarto rispetto alla media del periodo. Anche il bacino complessivo del Po soffre di questa carenza d'acqua, infatti abbiamo la sezione di Isola Sant'Antonio una portata di circa 120 m3 al secondo, che sono un terzo della portata del periodo. Siamo per, per comprendere all'incirca come portate medie che abbiamo nei periodi estivi. Senza pioggia e senza neve cresce il rischio incendi boschivi. Negli ultimi giorni sono stati quasi una ventina quelli divampati nel Torinese e nel Cunese. Per questo la protezione civile ha di nuovo emesso lo stato di massima pericolosità con il divieto di mettere in atto tutti quei comportamenti che aumentano il rischio incendi. Questa situazione meteorologica anomala che ha caratterizzato la fine dell'anno 2015 e inizio del 2016, quindi con scarsità di precipitazioni e temperature, a parte questi ultimi giorni, decisamente al di sopra della norma stagionale, ha determinato in generale diciamo, un, elevata, eh, un pericolo di incendi molto elevato su tutta la regione, proprio a causa della, eh, delle condizioni del, del combustibile che si presenta secco e disponibile, la mancanza poi di neve eh, su tutta eh, la fascia, in particolare sulla fascia prealpina ha eh, favorito lo, lo, lo sviluppo degli incendi. Le, il vento dell'ultimo weekend eh, ha poi, ne ha poi favorito, oltre che l'innesco, anche lo sviluppo e la propagazione, rendendo anche le operazioni diciamo, di contrasto e di spegnimento particolarmente impegnative. A risentire della mancanza di precipitazioni in città è soprattutto la qualità dell'aria. Dopo qualche giorno di tregua a Torino tornano a superare i limiti i livelli di PM10. Oggi invece siamo in una situazione in cui ehm, non c'è rimescolamento e quindi gli inquinanti dalla giornata di ieri, dalla giornata di oggi per quello che prevediamo per i prossimi giorni, ritorneranno a superare il limite di legge. Soprattutto il PM10 sta superando già da ieri il limite dei 50 microgrammi per metro cubo sulla città di Torino e su tutti i capoluoghi del Piemonte, ad eccezione di quelli prealpini. Avete sentito nell'ordine secondo Barbero Renata Pelosini e Anna Maria Gaffodio di Arpa Piemonte. E mentre stamane a Casale il sindaco Titti Palazzetti accompagnava la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sui leciti ambientali ad essi correlati, cui è stato chiesto di accelerare i tempi delle bonifiche, ad Alessandria si svolgeva la conferenza dei servizi sull'inquinamento delle falde nel Tortonese e in Bassa Valle Scrivia. Mattinata di conferenze dei servizi stamane convocate dall'amministrazione provinciale di Alessandria per la valutazione dei piani di caratterizzazione depositati dalla società Eni nell'ambito della procedura di bonifica resasi necessaria dopo lo spandimento di carburante per le frazioni dolose avvenute in due diversi momenti all'oleodotto San Nazzaro Fegino, nel comune di Tortona. I documenti sono stati entrambi approvati. Nello specifico, il piano relativo al primo sversamento prevede la realizzazione di piezometri finalizzati al monitoraggio delle acque superficiali e di quelle sotterranee, l'esecuzione di alcuni sondaggi integrativi al fine di determinare la potenziale sorgente di contaminazione e l'eventuale realizzazione di sondaggi e prove di pompaggio integrativi. Anche per quanto concerne il secondo sversamento avvenuto in località Riccarda, zona a ridosso del confine con il comune di Castelnuovo-Scrivia, il piano di caratterizzazione Prevede la realizzazione di piezometri integrativi e sondaggi in corrispondenza dell'area di effrazione. Prosegue insomma il monitoraggio e la verifica sulla situazione ambientale dei due sversamenti, ha dichiarato l'assessore all'ambiente di Tortona, Davide Fara. Credo che l'esito delle conferenze dei servizi possano essere valutati positivamente, ha aggiunto, soprattutto con riferimento alle richieste di potenziamento delle dotazioni strumentali avanzate fra le prescrizioni degli organi competenti. Rischio amianto sui lavori del terzo valico ferroviario. Enrico Marià. Ancora l'ombra dell'amianto sui lavori del terzo valico. Il suo ritrovamento potrebbe infatti condizionare le tempistiche dei lavori della nuova linea. Per Cocivi, in ogni caso, il rallentamento è solo temporaneo, ma la partita resta più che mai aperta. L'incontro tematico, che avrebbe dovuto rivelarsi fondamentale per scrivere il documento sulla materia, si è risolto in un nulla di fatto, subendo una frenata rispetto alle previsioni. Nella tavola rotonda, tenutasi in comune a Novi Ligure, la maggioranza dei sindaci della provincia ha infatti in parte sollevato il piede dall'acceleratore. E mentre in Piemonte e in Liguria le rispettive sedi ARPA hanno avuto il nulla osta per chiedere a Kociv controlli più approfonditi, Kociv si è rivolto al Tar del Lazio. Tra i sindaci, il più combattivo sul nodo amianto, è il primo cittadino di Arcuata Scrivia Paolo Spineto, che ha evidenziato la necessità di un ricorso al fine di opporsi a fianco di Regione ARPA e ASL ed ha ribadito con forza la difesa dal punto di vista sanitario delle popolazioni interessate. Sul tema si è anche espressa nei giorni scorsi l'AFA, l'associazione Amici delle Ferrovie e dell'Ambiente, chiedendo ai sindaci dei comuni interessati di esporsi in prima persona per tutelare la salute della popolazione. L'AFA fa riferimento alla vicenda del ricorso ad Opponendum a fianco di Ministero dell'Ambiente e di ARPA. Ritenuto dall'Associazione l'unica strada percorribile per impedire l'annullamento delle nuove regole sul campionamento dell'amianto richiesto dal Coci Valtar del Lazio. Per i cantieri, però, presto potrebbero esserci novità importanti perché sembrerebbe imminente l'arrivo a Radimero di Arcuata Scrivia nel cantiere dei lavori per la galleria, con entrata sotto la Crenna, delle varie parti smontate della cosiddetta talpa, cioè la gigantesca fresa per lo scavo del tunnel. Dopo l'assemblaggio, si passerebbe sulla carta alla di utilizzo, cioè allo scavo della galleria e alla realizzazione del rivestimento interno. A dirlo sono i contrari all'infrastruttura, la notizia però al momento non è stata smentita da nessuna fonte ufficiale. Non si ferma la battaglia da parte dei sindaci del Tortonese per salvare da un drastico ridimensionamento l'ospedale locale. doccia gelata per la popolazione tortonese dopo la sentenza del Tar Piemonte che ha respinto il ricorso del Comune e del Comitato Uniti per Tortona contro la delibera regionale di riordino della rete ospedaliera secondo la quale il Santi Antonio e Margherita risulta ridimensionato ad ospedale di base. Nulla cambia insomma rispetto alla programmazione regionale proseguirà il riordino ma come ha sottolineato il Dottor Gentili, direttore generale dell'Asla L, l'ospedale di Tortona tortona resta un riferimento importante della rete ospedaliera provinciale intanto dagli uffici comunali arriva un'informativa del sindaco gianluca bardone che annuncia la convocazione dell'assemblea dei sindaci del distretto che per la prima parte vedrà la partecipazione dell'avvocato scaparone dimostratosi disponibile a venire personalmente a tortona ad illustrare e chiarire la sentenza del tar piemonte nonché a rispondere ad eventuali quesiti anche dei giornalisti presenti l'appuntamento è per il prossimo 29 gennaio alle 16:30 presso la sala Romita. Restiamo in tema sanità, torniamo ad occuparci del futuro della struttura assistenziale IPAB Lercaro di Iovada Bruno Mattana. Sì, con noi c'è il sindaco di Iovada Paolo Lantero. Eh, stiamo, vogliamo parlare di Lercaro perché sì. IPAPLERCARO è un po' una situazione difficile e, se, e su, questo, su, su questa struttura bisogna trovare due strade, scegliere una strada che lo rilanci, è vero? Sì, partirei da un, prima una minima osservazione sul fatto che... Una zona come Lovadese non può stare senza una casa di accoglienza per persone anziane che hanno disabilità tali da non poter essere autonome. E quindi il primo, il primo punto eh, è questo: Lovadese non può stare senza l'IPA Bellercaro. Quindi la necessità di immaginarci un futuro che eh, non continui ad essere così difficile da governare, questa eh, storia è una storia lunga. E mh, come, come si può immaginare, viene da tempi in cui c'erano spazi differenti e oggi invece le economie e l'organizzazione devono essere riviste: riviste per essere sempre attive e funzionanti a favore dei più deboli tra i deboli, gli anziani che non hanno eh, nessuno e che soprattutto non hanno capacità autonoma di, eh, di, 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 di vita. E in questo contesto, l'idea appunto è un rilancio, un rilancio che viene da immaginarci eh... Due vie, o un accorpamento con altre case oppure una semplificazione verso un, un, una fondazione, ma direi genericamente una privatizzazione con un taglio che rimanga sociale. Eh, la regione sta lavorando, sta lavorando molto bene, la parte politica sta facendo un ottimo lavoro, sta, hanno incardinato in questo periodo eh, una legge regionale finalmente dopo tantissimi anni che va poi sostanzialmente in questa direzione. Noi eh, di pari passo arriveremo o forse prima o comunque con la legge regionale in questo senso. Lavoriamo tutto l'Ovadese unito, che è un altro aspetto che tengo a sottolineare sempre, per mantenere una, una struttura che non può non esistere nell'Ovadese. Cala la richiesta di cassa integrazione in Italia, ma questo non basta per la provincia di Torino perché è ancora la realtà più cassa integrata a livello nazionale. Sentiamo Carlotta Rocci. Piemonte si conferma nel 2015 seconda regione per ora di cassa integrazione richieste dopo la Lombardia. I lavoratori interessati sono 39.470, 18.364 in meno rispetto al 2014, il calo in percentuale del 31,8. Torino però resta la provincia più cassa integrata d'Italia. I dati sono del rapporto WILL sulla cassa integrazione. Le ore richieste lo scorso anno sono comunque il 222% in più di quelle del 2008, l'anno che ha segnato l'ingresso nella crisi, sottolinea il segretario della UIL Piemonte Gianni Cortese. A seconda della tipologia, la Cassa integrazione ordinaria cala del 20,6%, 34,9% la straordinaria, meno 47,4% quella in deroga. Solo ad Asti le richieste salgono del 7,8%. La flessione invece è del 15% ad Alessandria, del 22,4% a Verbania, del 26,5% a Vercelli, del 26,9% a Novara, del 35,6% a Torino e del 36,3% a Cuneo e infine del 42,6% a Biella. È evidente che siamo ancora in presenza di una forte selettività degli effetti sulle imprese e sulle persone che richiederebbero scelte economiche diverse dalle attuali, sia in termini di investimenti sugli asset industriali strategici per il Paese, sia di sostegno ai consumi con il rinnovo dei contratti di lavoro e un'adeguata politica fiscale rivolta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, è il commento di Gianni Cortese. Partiranno a breve a Novi Ligure una serie di lavori per ripristinare gli ingenti danni provocati dagli eventi alluvionali del 2014. Enrico Mariacco. 400.000 euro. È questa la cifra che sarà utilizzata dall'amministrazione comunale di Novi Ligure nei prossimi mesi per i lavori del dopo alluvione 2014 in più cantieri. Il primo concerne la messa in opera di una vasca di accumulo costruita in via Oneto nelle adiacenze della residenza socioassistenziale della SL. Lo scopo è quello di trattenere le acque del fiumicciatolo che si trova nell'area sottostante le colline, usufruendo della rete fognaria esistente. Un'operazione che prevede una spesa di 150.000 euro. La zona su cui sorgerà la vasca appartiene al comune ed è collegata tra Salita Brichetta e via Oneto, area sepolta dall'acqua nel 2014 con le intense precipitazioni che mutarono una porzione di Novi, quella compresa appunto tra via Oneto e Corso Piave. Un torrente formato da un misto di acqua e fango portò al danneggiamento di molte abitazioni private. Un altro intervento interesserà la strada della Mazzola, dove verrà nuovamente costruito il ponte sul. Rio Torto, un'opera dal costo di circa 100.000 euro. Spese e lavori che riportano alla memoria quel terribile 13 ottobre 2014. Il momento più critico si verificò a metà mattinata, quando l'acqua invase gran parte delle strade, bloccando i punti nevralgici della città. Il sistema fognario non resse all'eccezionalità delle precipitazioni. Gli eventi alluvionali di quel periodo a Novi provocarono danni ingenti, oltre 2 milioni e mezzo di euro per le infrastrutture e circa 7 milioni per privati e aziende. Il governo firmò il decreto per lo stato di calamità. Il 2015 su questo versante si è rivelato un anno importante perché si è dovuto realizzare un piano per la manutenzione straordinaria della città. Gli esponenti del gruppo consigliare Sinistra Ecologia Libertà a lavoro a Palazzo Rosso su una serie di tematiche che come è stato sottolineato da un lato confermano l'appoggio all'amministrazione guidata dal sindaco Rita Rossa e dall'altro suggeriscono una serie di spunti per migliorare la qualità della vita in Alessandria. Tra i vari punti quello dedicato alla tutela di salute e ambiente con un occhio di riguardo alla popolazione della Fraschetta dove Sella ha lavorato per bloccare l'avvio di una discarica per lo smarino del terzo e alla necessità di tornare, seppur in modo graduale, alla raccolta domiciliare porta a porta, con l'obiettivo per il 2016 di arrivare al 55%. In tal senso a breve Amagambiente lancerà una campagna di comunicazione. E poi c'è l'attenzione, da un lato, per la sicurezza dei cittadini, con l'intento di coinvolgere le agenzie private di sorveglianza in un progetto comune con le forze dell'ordine. Dall'altro si guarda l'Università del Piemonte Orientale, con la sede di Alessandria, ancora indietro. a a proposito di servizi agli studenti, senza dimenticarsi poi della bonifica da amianto del teatro comunale, del rilancio della Biblioteca Civica e del rifacimento del campo scuola di Atletica. Portiamo pagina nuova gestione al canile municipale di Tortona. La cooperativa sociale FTM di Novi Ligure si è aggiudicata per il prossimo triennio 2016-2018 anche il servizio per la cattura dei cani randaggi o vaganti in custoditi. Una nuova gestione che presenta inoltre una significativa e positiva novità introdotta dall'amministrazione comunale di Tortona per quanto riguarda i costi che i cittadini devono sostenere per la cattura del proprio cane. Il precedente affidamento del servizio prevedeva infatti un costo di cattura che ammontava a 100 o 200 euro a seconda che il cane fosse fermo o in movimento. Negli atti di gara è stato introdotto un nuovo criterio, più equo e consono, per cui il cittadino si vedrà costretto a corrispondere 60 euro nel caso in cui il suo cane venisse recuperato in orario di apertura del canile, ovvero dalle 8 alle 16 di tutti i giorni, festivi compresi. Oppure 80 euro nel caso la cattura avvenga in orario di chiusura, ovvero dalle 16 alle 8 del mattino. Come promesso l'Amministrazione, comunale ha drasticamente ridotto le tariffe a carico dei cittadini per il recupero dei cani fuggiti. Proseguirà inoltre la collaborazione con Animal Angels, l'associazione animalista onlus di volontari cui vengono demandati tutti i servizi mirati al benessere degli animali e al loro reinserimento in famiglia, nonché alla promozione di iniziative a sostegno del canile. E al via ad ovada una lotteria benefica a sostegno della Croce Verde Locale che ha compiuto 70 anni di attività e dello sport del tamburello. Bruno Mattana. Nei locali della Croce Verde Ovadese è stata presentata la Maxi Lotteria. Per rilanciare le attività agonistiche della Società di Tamburello Paolo Campora di Ovada che rappresenta anche l'ovadesità del territorio e nello stesso tempo sostenere la Croce Verde nella sua attività. Dell'iniziativa ci parla il Presidente della società tamburellistica Mario Arosio. Eh, Questa iniziativa vuole veramente coinvolgere gli Ovadesi e riportare l'attenzione verso questo sport importante. In più, L'iniziativa prevede anche un aiuto eh, di solidarietà alla, alla Croce Verde, che è un ente che quest'anno compie 70 anni di attività. Quindi, per noi è un onore anche eh, avere la, la, la loro collaborazione. Quindi, eh, lavorare e cercare di aiutare questa, questa, questo ente che da anni aiuta tutti gli ovadesi nel settore del soccorso. Per chi, per le persone un, doppio che stavano, un doppio obiettivo. Sì, però avete già fatto molto eh, per il Tamborello l'anno scorso, il 2015. Sì, sì, sì. Sono state tutte tappe importanti che ci hanno permesso di, eh, di iniziare un po' questo, questo percorso, con, soprattutto con le attività giovanili, con, con dei tornei, con delle, delle iniziative che sono sempre, sicuramente sono servite poi a raggiungere queste, queste, questi obiettivi. Quindi... Questo, questa lotteria benefica che porterà senz'altro dei benefici? Sicuramente sì, Io ci auguriamo soprattutto che sia accolta con favorevole interesse da parte di tutti, questo è il nostro obiettivo. Alimentazione e sport, se ne è parlato a Novi Ligure. A Novi Ligure il Museo dei Campionissimi ha ospitato il convegno dal titolo Sport, Salute e Alimentazione, un tema di forte attualità che supera i confini dell'agonismo per affrontare la pratica sportiva in un'ottica di benessere. Ad aprire il convegno e portare il saluto della città il sindaco Rocchino Muliere. Durante la tavola rotonda è emerso come l'attività fisica sia un fattore fondamentale della crescita dell'individuo, aiutandolo a trovare stimoli e risposte per migliorare la propria vita. Un aspetto importante dello sport infatti è sicuramente legato all'alimentazione ed ecco quindi la necessità di ascoltare i suggerimenti degli atleti più esperti e dei medici nutrizionisti. I loro consigli costituiscono infatti esempi per migliorare le prestazioni sportive e soprattutto la vita quotidiana. Tra gli ospiti del convegno Gianluca Bombara, reduce dal Giro d'Italia in solitario, e l'ex olimpionico Giacomo Crosa. Molti temi trattati, come ciò che la chimica non spiega, e la patologia sportiva e cellule staminali. Di forte impatto poi sul presente la relazione dal titolo Lo Sport e i Figli, quando i genitori si trasformano in ultras. Ad affrontare l'argomento sono stati il delegato Coni di Alessandria Maria Cristina Mensi e Manuele Borsoi, affermato istruttore di karate. La relazione ha rivendicato il primato culturale dello sport, visto come scuola di vita e modello educativo. Il convegno poi si è soffermato anche su argomenti prettamente tecnici come la nutrizione nello sport e il sostegno finanziario per lo sport giovanile. Un importante momento di riflessione sulla pratica sportiva vista come sistema ludico e formativo che mai deve perdere queste sue qualità. Fondanti. Restiamo a Novi dove non c'è pace per il calcio. Il sindaco Rocchino Moliere è infatti intervenuto nuovamente sul difficile momento che sta vivendo l'USD Novese dichiarando di non essere a capo di nessuna cordata per rilevare il sodalizio biancoceleste. La comunicazione arriva dopo una nota diffusa dall'amministratore unico Raffaele Retucci dove si farebbe riferimento ad una cordata cappeggiata dal primo cittadino di Novi. Tra poco ancora sport, ancora calcio, ce ne parlerà Franco Capone, mister Gregucci, allenatore dell'Alessandria. Calcio ora pensa al campionato e alla gara di domani dove allo stadio Moccagatta arriverà il cuneo di mister Salvatore Iacolino. Poi come sempre il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.